Un presidente, c'è solo un presidente. Oggi nel giorno più duro per un tifoso rossonero, il giorno della morte di Silvio Berlusconi, colui che ci ha fatto diventare grandi nella storia del calcio, il presidente più vincente del nostro Milan e il presidente più vincente nel mondo. Io posso solo ringraziarti, Silvio, perché se oggi sono milanista io lo devo a te. Io ho iniziato a seguire il Milan quando avevo 8 anni, nel 90, quando la Samp ha vinto il campionato, e mi ero innamorato di Van Basten, Gullit, Rijkaard, giocatori che tu hai portato nel nostro Milan. Ho gioito grazie a te, grazie alle squadre che hai creato, un presidente che ha fatto del gioco, dell'amore del bel gioco, il suo credo. E quindi noi tutti ti dobbiamo omaggiare e ringraziare per quello che hai fatto per noi, ma soprattutto per questa maglia. Perché se non c'eri tu, nel febbraio del 1986 stavano portando i libri in tribunale, il Milan falliva ed è arrivato Silvio a prenderci e a farci diventare la squadra che siamo stati, che ha temuto il mondo intero. Quindi io ti dovrò ringraziare sempre, per tutta la vita dovrò portarti nel cuore e tramandare in generazione il ricordo di questo presidente, e io lo farò perché tutti dovranno sapere, anche oggi che non ci sei più, chi è stato per il Milan Silvio Berlusconi, ed è per quello che ti faccio questo tributo da milanista, da una persona che è grata a te e a tutto quello che hai fatto. 8 scudetti vinti tutti in maniera, ogni scudetto io me lo ricordo in maniera diversa, sono stati tutti bellissimi. Mi ricordo quello di Zaccheroni, l'isperato scudetto di Zaccheroni, i domini di Fabio Capello, le vittorie di Carlo Ancelotti. Sono stati scudetti meravigliosi, 8, raga, 8 dei 19 che abbiamo sono targati Silvio Berlusconi. 5 Champions, non ce l'hanno nella loro storia di 100 anni nessuno degli altri club italiani. Lui ce ne ha fatte vincere 5 di Champions. E c'è chi ancora oggi pensa ci ha messo nelle mani dei cinesi. Che cazzo me ne frega. 5 Champions mi ha fatto vincere. Su 7 che abbiamo. Una Coppa Italia. La dimostrazione di uno che queste coppe non le cagava neanche. Perché lui puntava al meglio. Campionato e Champions. Gli obiettivi del Milan sono sempre stati grandi. Grazie a Silvio Berlusconi. 2 coppe intercontinentali e una coppa del mondo per club. Raga, questi sono numeri da far accapponare la pelle, sono numeri che i presidenti di oggi si sognano. Ma quello che mi ha fatto innamorare di più di Silvio, oltre ovviamente alla grande Champions vinta, dopo aver eliminato i nostri cugini e dopo aver buttato fuori e aver battuto in finale la Juventus, quindi la Champions più bella di sempre che ci ricorderemo per tutta la vita, è stato l'amore che ha avuto per il Milan, il legame che ha avuto per il Milan, perché oggi i presidenti di oggi sono la vergogna. E chi li sostiene sono vergognosi come loro, perché non amano il Milan, non amano i nostri colori, ci vogliono fottere usandoci,
e io non li sosterrò mai. Questo ha amato sempre il Milan, ci ha amato sempre, ha dato la vita per il Milan, ha dato i suoi soldi, c'è sempre stato vicino, c'era sempre, nei momenti belli, nei momenti bui. E quindi sarà l'ultimo presidente che io amerò, perché il resto non mi piace, lo schifo che c'è in questi anni non mi piace. Quindi raga, un presidente così io penso che non l'avremo mai. E quindi dobbiamo tenercelo stretto dentro di noi, ma soprattutto dentro nei nostri ricordi. Non mi rimane davvero che salutare Silvio, è davvero, riposa in pace Silvio. Da milanista io davvero, per me oggi è morto un pezzo della nostra storia e dell'amore che io ho per i colori. Io ti porterò sempre rispetto e per me sarai sempre e comunque il più grande di sempre. Grazie davvero Silvio.